È un duello tra la vita e la morte sotto il fiero sole del Kalahari. I concorrenti: un'agile e aggraziata antilope africana, l'antidorcade o antilope saltante, e il predatore più veloce della terra, il ghepardo. Qui i ghepardi e le antilopi si sono evoluti insieme, spingendosi l'un l'altra a velocità sempre più elevate. È una gara eterna solo per i più veloci. Gli altri soccombono. Per competere a questo livello è necessario nutrirsi con cura e avere il sostegno di una famiglia. Ci sono i rigori della competizione. Astuti sotterfugi e prove pericolose. Tutto per garantire la sopravvivenza del migliore, per poter far parte di una delle corse più spettacolari della Terra. Il Kalahari, nell'Africa settentrionale, fa parte della più grande distesa di sabbia esistente sul pianeta. Qui, nel parco del Kgalagadi, un arido paesaggio di dune si estende per centinaia di chilometri. È un luogo spietato che mette ogni giorno a dura prova i suoi abitanti. Un raficero campestre, grande appena la metà di un antilope saltante, si fa strada tra le dune, ma è attentamente sorvegliato. Il ghepardo sembra soppesare le sue probabilità. Ha 3 cuccioli affamati. Si dice che i ghepardi corrano più veloci di qualsiasi animale sulla Terra. Ma anche il raficero è rapido e agile. Non si è mai sicuri di chi sarà il vincitore. Le sue grandi orecchie sensibili sono ben sintonizzate sui predatori. Il ghepardo, tuttavia, cercherà di avvicinarsi a pochi metri dalla preda e di prenderla di sorpresa con un balzo finale. Questo piccolo maschio conosce ogni singolo anfratto di questi cespugli. Ha reazioni istantanee e corre come il vento. Per avere via libera verso la preda, il ghepardo aggira il cespuglio. Con le zampe slanciate atte alla spinta, una lunga coda per bilanciarsi e una spina dorsale che funziona come una molla, il ghepardo è nato per la velocità. Ma anche il raficero è veloce ed è spinto dalla disperazione.
Gli attacchi dei ghepardi del Kalahari vanno più spesso a vuoto che a buon fine. Questa volta ce l'ha fatta. Il Kalahari è aspro e quasi completamente arido. Gli animali devono resistere a temperature estreme, calde e fredde, e a tempeste di sabbia che possono oscurare il cielo. Spesso questa terra della sete spinge i ghepardi al limite della sopportabilità. Come la loro preda, l'antilope saltante, hanno raramente bisogno di bere. Qui l'antilope riesce a scamparla. Si sono adattate molto meglio alla feroce calura del Kalahari. I letti asciutti di antichi fiumi si disperdono tra le dune di sabbia. Con i loro minerali preziosi e le piante resistenti al sale, sono l'habitat preferito dell'antidorcade. Queste antilopi sono nate per correre. Alimento principale di gran parte dei ghepardi che vivono nel Kalahari, riescono a uguagliare, se non a battere, lo scatto breve ma rapido del ghepardo. Sembra proprio che si stiano divertendo. Si chiama salto del canguro e nessuno sa perché facciano così. Forse per confondere i predatori o per scoraggiarli con un'esibizione di vigore e di agilità, oppure semplicemente per riscaldarsi prima del grande momento che potrebbe costar loro la vita. Ma qualunque cosa facciano le antilopi saltanti, i ghepardi sono lì a osservarle. La madre e i suoi cuccioli seguono lo spettacolo con grande attenzione. I giovani maschi si scontrano a cornate e si allenano in attesa del giorno in cui sfideranno i maschi più anziani per conquistarne il territorio. A volte questi scontri sembrano spietati, crudeli. Un giorno lotteranno per la posizione più solitaria e pericolosa nel mondo dell'antilope saltante. È questo il premio del vincitore. Una sorveglianza solitaria e difficile, controllando il territorio faticosamente conquistato nel letto asciutto del fiume. E rimane lì, ad aspettare giorno dopo giorno, sopportando il caldo, la sete e i predatori, che un branco di femmine in età riproduttiva entri nel suo regno. Nel frattempo, la madre ghepardo e i suoi cuccioli divorano il pasto duramente conquistato. Ma una iena, con il suo infallibile fiuto per un pasto facile, individua la famiglia dei ghepardi. Questo avversario è troppo forte. Uno dei cuccioli mostra di avere carattere, ma i ghepardi non possono competere con le potenti mascelle di una iena. Per questa femmina non esiste nessun pasto facile. A differenza delle iene, devono uccidere quasi sempre per mangiare. Le loro prede sono difficili da catturare e quasi altrettanto difficili da difendere. Forse dovrà di nuovo cacciare sotto il sole cocente e la sua temperatura corporea potrebbe raggiungere livelli pericolosi. È arrivato il grande momento per il maschio dominante di Antidorcade. Un branco di femmine in età riproduttiva è nelle vicinanze. Non perde tempo e le controlla per vedere se sono ricettive. Molte di loro ignorano le sue attenzioni.
Poi una delle femmine lo gratifica con qualche goccia di urina da annusare. E il loro messaggio chimico lo informa che è pronta. La segue da vicino, aspettando il momento giusto. L'atto della procreazione termina con un colpo solo e ben mirato. È mattino quando la madre ghepardo chiama i suoi cuccioli. Sono andati in perlustrazione senza di lei, ma il Kalahari è un luogo pieno di pericoli per felini curiosi. I cuccioli si sono imbattuti in un orice ferito che forse è sfuggito a un leone. È debole, ma qualcosa gli dice che non è ancora alla loro portata. Ne sono attirati, ma non sanno cosa fare. Le sue corna potrebbero essere letali. È troppo grande perfino per la madre. Infine, soddisfatta la loro curiosità, seguono la madre e lasciano l'orice al suo destino. Nel suo territorio, il maschio di antilope saltante ha un problema. Il branco delle femmine ha brucato tutta l'erba. Lui vorrebbe che rimanessero nei paraggi. Più rimangono, più femmine potrà fecondare. Così cerca di farle tornare indietro. Ma non può farle rimanere contro la loro volontà. Nei cespugli bassi lungo il letto del fiume, i ghepardi si dispongono per un'imboscata. Il branco pascola nella zona più ampia del letto, in cui non ci si può nascondere. La madre si mette in caccia. In queste situazioni i suoi cuccioli sono più di ostacolo che di aiuto e spesso si fanno individuare. Presto li lascerà indietro perché osservino le sue mosse. Il maschio dominante, distratto dal suo gregge sparso, non si è accorto dei ghepardi che a meno di 100 metri di distanza lo hanno circondato. Mentre il maschio si prende cura delle sue femmine erranti, il ghepardo si avvicina di qualche passo. I cuccioli vorrebbero unirsi alla madre, ma stanno imparando a rimanere immobili. La madre scatta all'attacco. Molte volte finisce in questo modo. L'antidorcade è riuscita a sfuggire ai suoi agguati.
Quando i cuccioli raggiungono la madre esausta, non c'è cibo per loro. Non sappiamo se sono dispiaciuti, certo non lo danno a vedere. La sera allevia il calore del giorno e gli scoiattoli Xerus si nutrono finché non arriva il momento di rientrare in tana per la notte. Anche i ghepardi si sistemeranno a dormire da qualche parte tra le dune, mentre gli scoiattoli continueranno nelle loro interminabili baruffe per chi si ciberà prima degli altri. Uno di loro avvista guai all'orizzonte, direttamente dall'inferno. E non ci sono dubbi su dove intendano passare la notte. I visitatori dal naso appuntito prendono a malapena in considerazione gli scoiattoli e stanno per insediarsi nelle loro tane. Anche i suricati sono occupati a consumare l'ultimo pasto del giorno, scavando nella sabbia in cerca di insetti, scorpioni e altre piccole leccornie. Alcuni riordinano le tane in cui dormiranno la notte. Ma prima di mettersi a letto, si puliscono l'un l'altro così accuratamente che questa notte dormiranno tutti con meno pulci. I riluttanti padroni di casa sembrano dispiaciuti. L'ora di andare a dormire è già passata, ma devono aspettare che i suricati decidano quali tane occupare. Ed ecco uno scoiattolo che questa notte non dormirà nella sua tana preferita. Il tramonto svela un nuovo ospite. Un giovane ghepardo maschio spruzza la sua ultima dichiarazione per la notte. Il ghepardo, insieme a un altro giovane maschio, è appena arrivato in questa zona e intende estendere il proprio territorio. I due si sono allontanati dal loro solito raggio d'azione. Questa notte dormiranno al suono familiare dei richiami dei gechi. Con i loro suoni, i gechi delimitano il proprio territorio e attraggono le loro silenziose femmine. A poca distanza, la madre e i suoi cuccioli dormono profondamente, dimentichi dei cori estivi intorno a loro. Maschio di otarda nera rompe il silenzio del primo mattino mentre si esibisce sopra il suo territorio tra le dune. Questi uccelli sono comuni nel Kalahari e mettono in atto le loro numerose dispute con spettacolari esibizioni aeree. Giovani ghepardi maschi come questi spesso si riuniscono in gruppo, mentre le femmine conducono una vita solitaria, a meno che non allevino dei cuccioli. Questi due sono probabilmente fratelli e compagni per la vita. Cacciano, corteggiano e oggi vanno anche in perlustrazione insieme.
Si fermano presso alcuni alberi per annusarli e marcarli. Questi alberi sono una sorta di cartelloni pubblicitari su cui i ghepardi dichiarano il possesso dell'area agli altri maschi territoriali e la loro presenza alle femmine di passaggio. Dagli odori lasciati dagli altri ghepardi sapranno chi altri si trova nelle vicinanze. E sicuramente sanno di aver oltrepassato un confine. Infatti, sono già stati avvistati da altri due maschi più anziani, da tempo stabiliti in quest'area. La coppia più anziana reagisce immediatamente. Come le antilopi saltanti, i ghepardi esercitano il diritto di accoppiamento nel proprio territorio e lo difendono con ferocia. Gli intrusi continuano l'esplorazione e varcano il confine ignari di quello in cui stanno per imbattersi. Solo ora i due giovani ghepardi si fermano e sembrano rendersi conto dei guai in cui si sono cacciati. I maschi più anziani avanzano verso di loro con una concentrazione minacciosa. Capita qualche volta che i ghepardi maschi si uccidano in scontri territoriali. I giovani maschi sembrano incerti, ma rifiutano di ritirarsi. I più anziani affiancano i giovani. Ognuno attende che l'altro faccia la prima mossa. Si arriva una tregua. Adesso i ruoli si sono invertiti. Questa volta i giovani maschi sono all'esterno. Fermi, nessuna delle parti vuole rischiare di ferirsi in un combattimento ad armi pari. Ma poi, sorprendentemente, i maschi più anziani cominciano ad arretrare con un movimento stranamente a rallentatore. I giovani maschi hanno avuto la meglio. Questo esemplare continua a battere in ritirata, mentre arretra verso un albero frondoso senza togliere gli occhi dagli avversari. È tutto finito. I maschi più anziani si allontanano, lasciando gli intrusi a godersi il proprio territorio ingrandito. Le antilopi saltanti non hanno bisogno di bere. Di solito traggono i liquidi necessari da quello che mangiano. Il branco bruca i fiori sbocciati dopo un risveglio molto veloce. I delicati germogli devono costituire un cambiamento gradito nella loro solita dieta di erba e foglie. Un'altra fonte di liquidi tra le aride dune è il melone Tsama. Esso assicura la sopravvivenza di molti animali in questa zona. Gli orici, in particolare, traggono gran parte dei liquidi necessari dalla sua polpa succosa.
Si sa che lo mangiano perfino i ghepardi. Ma si procurano la maggior parte dei liquidi dalle proprie prede. Individuano ciò che stanno cercando e la caccia ha inizio. Hanno catturato un piccolo diorice. La madre viene attirata dai suoi lamenti e si avvicina. Non si lascia intimidire e non si spaventa quando uno dei ghepardi cerca di allontanarla. Cerca disperatamente di liberare il proprio piccolo dal morso soffocante del ghepardo. Il vitello sembra comunque uscito bene da questa disavventura e la madre di nuovo rivolge la propria attenzione ai ghepardi. Il piccolo ha avuto un colpo di fortuna, ma anche i ghepardi sono stati fortunati. Le corna degli orici sono delle armi micidiali e l'antilope avrebbe potuto ucciderli facilmente. Le antilopi saltanti stanno figliando. Le femmine sono in grado di controllare la riproduzione per sfruttare le condizioni favorevoli. Inoltre le femmine sincronizzano i parti. In questo modo per circa un mese il mercato è ricolmo di piccole prede facili. La nascita di questo piccolo ha attratto alcune femmine curiose. Ma prima se ne andranno, meglio sarà per la madre e il suo neonato. Tutta questa attenzione potrebbe attrarre qualche predatore. Il cucciolo appena nato è senza difese e deve rimanere nascosto per i primi 20 giorni della sua vita. Entro un mese questo vacillante cucciolo dovrà essere abbastanza forte da seguire la mandria. Una volta riuniti al resto del gruppo, diventano immediatamente dei bersagli. Nell'antica gara, i piccoli di antilope devono mettere alla prova le proprie zampe. E i cuccioli di ghepardo devono imparare a cacciare. La madre antilope è vigile, ma la madre ghepardo riesce ad avvicinarsi con i propri cuccioli senza farsi scoprire. Il piccolo di antilope deve ancora affinare l'esuberante arte del salto in alto. Manca ancora di coordinazione. La madre ghepardo resta indietro quando i suoi cuccioli impazienti si lanciano all'attacco. Questo è il loro addestramento, ma hanno ancora molto da imparare. Per ora tutto quello che possono fare è far inciampare questa piccola preda. Sarà poi la madre a ucciderla.
La pioggia nel Kalahari è irregolare e imprevedibile. È passato quasi un anno dalle ultime gocce cadute, ma ora si sta formando un terribile temporale. All'alba l'acqua scorre sul terreno e si raccoglie nel vecchio letto del fiume. Per la prima volta dopo anni scorre di nuovo un corso d'acqua laddove fino a ieri c'era solo sabbia riarsa. In un giorno o due il fiume scomparirà nuovamente. Ma l'acqua ha avuto un effetto magico e le effimere piante del deserto allestiscono uno spettacolo. Le dune accolgono un tripudio di fiori. Un'enorme quantità di cocomeri e di meloni zama maturerà per i tempi magri che sicuramente torneranno. Le piogge hanno assicurato che in questa parte del Kalahari ci siano pascoli per le antilopi saltanti e antilopi saltanti per i ghepardi. Il sole e l'aria secca esigono il loro tributo, ma le dune ora sono ricoperte dalla resistente vegetazione del deserto. I piccoli di struzzo sono una facile preda nel letto del fiume. La madre ghepardo e i suoi cuccioli possono prendersela comoda. Non c'è bisogno di appostarsi. Gli possono semplicemente correre dietro e prendersene uno. Lo struzzo maschio entra immediatamente in azione, incitando il cucciolo a inseguirlo. Con le sue zampe potenti conduce il cucciolo di ghepardo lontano dai suoi piccoli. Ogni volta che il cucciolo tenta di unirsi alla famigliola di struzzi, il maschio lo incita a un altro irresistibile inseguimento. La strategia funziona bene. E mentre lo struzzo distrae il ghepardo, in realtà temporeggia per i suoi piccoli. Anche la femmina deve intervenire. Finge di essere azzoppata e si allontana dai pulcini dibattendosi. Vuole farsi passare per una facile preda da catturare. Gli altri cuccioli ghepardo e la madre hanno ognuno afferrato un pulcino e possono ignorare la convincente esibizione dello struzzo femmina. Ma i cuccioli inesperti non sanno che farsene delle proprie prede. Nel frattempo, lo struzzo maschio continua il gioco dell'adescamento e sembra quasi divertirsi. Il cucciolo ha perso l'occasione di avere un pasto. Ora non troverà più un pulcino tutto per sé. Vuole andarsene, ma lo struzzo continua ad adescarlo. È come se dicesse forza, ancora una volta. Il gioco finisce. Il cucciolo ne ha avuto abbastanza.
ma riceve un amichevole bentornato e forse ha appreso una lezione. Sono passati 6 mesi e d'inverno le albe nel Kalahari possono essere veramente fredde. Non sono rare le temperature al di sotto dello zero. Il primo suricate che emerge dalla propria tana si mette al sole per riscaldarsi, mentre a poca distanza giovani maschi di antilope saltante ingaggiano uno strano incontro di lotta. I cuccioli di ghepardo hanno ora 18 mesi e sono grandi quanto la madre e abbastanza adulti da cercare fortuna per conto proprio. Una volta che se ne saranno andati, potrebbe non rivederli mai più. Lei però non resterà sola a lungo. Non molto lontano, i due giovani maschi riposano tra le dune, osservando attentamente gli gnu nel letto del fiume sottostante. Hanno individuato i piccoli della mandria. Non attaccheranno la preda dall'alto di una ripida duna. Al contrario, faranno un giro largo per trovarsi allo stesso livello degli gnu. Inizialmente solo alcuni membri della mandria individuano i ghepardi, ma presto tutti se la danno a gambe. Hanno catturato un giovane esemplare, ma di nuovo dovranno affrontare la ferocia dell'istinto materno. I ghepardi bloccano la preda, ma lo gnu continua a lottare. E la madre non vuole arrendersi. Un altro attacco come questo e la madre potrebbe salvare il proprio piccolo. Ma rinuncia e il piccolo è condannato. Uno dei fratelli ha pagato un prezzo salato per questo pasto. È stato ferito una zampa dalle corna dello gnu. Ma è fortunato e si riprende velocemente per esigere la propria parte della preda. I ghepardi mietono molte vittime tra i giovani gnu. Alcune mandrie del Kalahari hanno perso quasi tutti i piccoli a causa di questo predatore. Anche se queste giovani antilopi saltanti non hanno ancora raggiunto l'età riproduttiva, combattono senza sosta, esercitandosi per le battaglie future. La mamma ghepardo non mostra di essere interessata alla caccia, ma se lo fosse, queste precoci giovani antilopi sarebbero difficili da catturare quanto un esemplare adulto. La femmina ha altre cose per la testa. I suoi cuccioli se ne sono andati e lei è di nuovo una femmina, sola e disponibile. I giovani maschi sono i primi a ricevere il messaggio odoroso che ha lasciato al proprio passaggio e si mettono sulle sue tracce.
sono impazienti di raggiungerla prima degli altri maschi che potrebbero trovarsi in zona. Emettono richiami che possono arrivare a più di 1,5 km. Ma potrebbero essere ovunque tra queste dune. Potrebbe anche volersi nascondere da loro. In momenti come questi, non sono interessati alla caccia. Hanno in mente una sola cosa. Uno dei maschi continua a cercarla ostinatamente. L'altro, con un gesto di cui potrebbe pentirsi, si sistema per riposarsi un po'. Il maschio più intraprendente viene premiato con un indizio. La femmina ha urinato qui di recente e non deve essere lontana. All'improvviso eccola, accovacciata e pronta, come se lo stesse aspettando. Accetta le sue avance. Lui la morde sul collo, alla maniera caratteristica dei felini. Questo sembra renderla sottomessa come un gattino portato dalla mamma. Improvvisamente gli fa capire che è finita. In quel momento arriva l'altro fratello, facendo salire la tensione. I fratelli di solito dividono le femmine, e questi due non fanno eccezione. Ma lei non ci sta. Sono stati rumorosi e si guardano costantemente intorno per individuare i pericoli. Quando la femmina decide di andarsene, i fratelli la seguono. Rimarranno vicino a lei per il resto della notte, finché non sarà di nuovo pronta ad accoppiarsi. Poi se ne andranno ognuno per la propria strada. La femmina è di nuovo sola e a caccia. Se l'accoppiamento ha avuto successo, porta già nel grembo la prossima generazione di cacciatori. I ghepardi e le antilopi saltanti partecipano entrambi alla grande corsa dell'evoluzione. Gareggiando tra loro, hanno raggiunto una perfezione straordinaria, incomparabile per grazia e stupefacente velocità. Thank you.
Per migliaia di anni i ghepardi hanno dato la caccia a queste antilopi nei polverosi letti del Kalahari. In questa gara infinita, entrambi sono vincitori. Forse la bellezza e lo splendore del loro selvaggio balletto è la loro celebrazione. Ghepardi e antilopi, atleti incomparabili che quando corrono sembrano sfiorare appena la terra.